Ben ritrovati, puntata numero 53 e siamo qui oggi con un altro grande ospite che non vi presentiamo come sempre. Lunedì scorso abbiamo avuto con noi Beppe Carrella e devo dire che è stata la prima volta, forse in 53 puntate, che non siamo riusciti ad arginare l'ospite e a fargli le tantissime domande che erano venute fuori perché siamo andati oltre ogni tempo limite. Abbiamo parlato di complessità e trasformazione, un excursus spettacolare che potrete rivedere sul canale YouTube di Fattor Comune tra qualche giorno barra settimana. Con me, se non sbaglio, col microfono spento dovrebbe esserci Gianluca. Eccoci, ciao. Ciao, sì, ciao Ciao. Diego e ben trovati a tutti e benvenuto anche Andrea Buti e grazie per la disponibilità Benvenuti. e per essere con noi. Grazie a voi. Esatto, Diego, 53esima puntata. Oggi parliamo di un tema che mi sta molto a cuore perché sono di indole e i miei primi lavori sono stati con una mansione commerciale e tuttora riconosco la mia indole commerciale, quindi il tema della negoziazione, del comunque trovare un accordo tra le parti piuttosto che portare, no, a caso un obiettivo in qualsiasi cosa, perché poi l'ultimo esempio lo potrei fare ieri sera perché provocatoriamente potrei dire io ieri sera volevo mangiare la pizza e mia moglie i pesci e abbiamo dovuto negoziare, no? E quindi Vero. no, mi fa piacere ritrovarci anche qua e portiamo avanti questi incontri, no? Questi incontri dal vivo, questi dialoghi, anche se su piattaforma Zoom, poi magari speriamo presto di farne altri anche dal vivo, perché dopo la prima stagione, chiamiamola così, di 50 incontri che sono nati in pieno lockdown, ora sono nati per aiutarci, no? In quel momento di paura, non che sia passata, perché adesso poi la situazione, insomma, cambia dinamiche, però sicuramente l'economia ne porta, no, i cambiamenti e quindi di base abbiamo deciso di condividere delle competenze, dei contenuti, di condividere delle idee proprio per far sì che ci si possa aiutare, okay? Che si possa crescere in consapevolezza, che è la prima cosa, la prima parola che aiuta tutti ad affrontare la paura, ad affrontare un futuro che dobbiamo attraversare, dobbiamo vivere da protagonisti, ma non sappiamo come sarà. Quindi queste discussioni ci hanno dato tantissime spunti, tantissime opportunità. Io personalmente mi sento molto cresciuto e sono riuscito a trovare delle soluzioni che prima non vedevo, non pensavo, proprio grazie a quello che ho ascoltato in tante di queste puntate. Quindi andiamo avanti e ringrazio l'organizzazione e tutti i miei colleghi, da Diego, Antonella, e Giancarlo, Davide, tutte le persone che sono dietro le quinte, che sembra semplice, invece non è così, e quindi ci tengo in maniera particolare. E sono persone che fanno parte della community di Fattor Comune, perché Fattor Comune è una community di imprese, ma di base è una community di persone, e persone che fanno impresa, chiaramente, quindi siamo 10 aziende, tantissime persone, perché siamo quasi 200, e insieme cosa facciamo? Mettiamo Fattor Comune, risorse, esperienze e iniziative e per favorire la crescita del gruppo. Soprattutto, ecco, questo mettersi in gioco va in questa fase anche delle negoziazioni, anche lì, no? Perché non è mai la prima proposta che vince, ma è sempre la proposta complessiva, quindi genera valore nella diversità, che è quello che poi troviamo costantemente, quotidianamente, e poi, volente o nolente, è venuto fuori tantissimo anche da questa fase di crisi, no? Perché tutti hanno detto non dovete più fare le cose da soli. Ecco, noi lo facciamo da 2 anni ed effettivamente possiamo garantire che i risultati che stanno arrivando sono migliori delle previsioni. Quindi avanti in questa direzione e grazie ancora Andrea per essere con noi. Grazie a Sì, voi per Gianluca, l'invito. Gianluca, tutto corretto, è chiaro, si va più lentamente ma più lontano, no? Come ci insegnano in tanti. Io ricordo per i nuovi, per chi si collega per la prima volta, che questo non è un webinar, non c'è nessuno sul piedistallo, anche se tra poco ascolteremo molto volentieri Andrea Buti, ma potete scrivere in chat oppure aprire il microfono, aprire la telecamera, intervenire e fare domande. Non considerazioni, ma domande dirette, comunque spazio libero e aperto di confronto. E Andrea, ben trovato, finalmente ti abbiamo qua, grazie per aver accettato l'invito e ti abbiamo qui ai live di Fattor Comune. grazie a voi. Dunque, allora, come dice giustamente Diego, io non ho preparato materiale per fare una presentazione o una lezione,
ma qualche materiale per dare qualche spunto a qualche stimolo e a qualche riflessione. Perché, come dice chi se ne intende più di me, non esistono, no, risposte intelligenti a domande stupide. E quindi il problema è cercare di capire dove orientare la risorsa forse più importante che abbiamo, che è l'attenzione. E quindi quando parliamo di negoziazione, ecco, è importante chiedersi che cos'è che conta veramente in relazione all'esito finale della negoziazione, che, come diceva anche prima Gianluca, è un processo, non è un prendere, no, lasciare, un fuggire, ti offro questo, lo prendi o non lo prendi, ecco, anche se qualcuno purtroppo la intende in questa maniera. Quindi, per stimolare queste riflessioni, io ho pensato a condividere con voi semplicemente un paio di immagini e un piccolo oggettino didattico di cui vado molto fiero, che è stato originato dal Covid. Ecco, per me il Covid è stato un grande mezzo di cambiamento. Come sempre le cose, io almeno così la vedo, mia moglie dice che sono relativista, insomma, però non esiste il bene e il male è assoluto nella mia testa, e quindi tutto nel contempo può essere una grossa sfortuna o almeno una parziale sfortuna o una fortuna, a secondo di come tu reagisci. E quindi partirei subito con condividere con voi. Quindi anche per te il lockdown è stato uno sblockdown. Esattamente, ma forte. Citazione di Antonella sì, Banderi, perché... che forse conosci anche. Sì, sì, la conosco, sì, sì, è vero. Sì, perché qualche volta stai in quell'equilibrio precario che però è sostanzialmente stabile. Serve qualcosa che alteri un pochettino questo equilibrio. A quel punto poi si verifica l'effetto valanga, no? Se avete già parlato di complessità, sanno anche chi ci ascolta a che cosa posso fare riferimento. Allora, dicevo, una delle due storie che volevo condividere con voi era questa. Dunque, peraltro, la cosa interessante è che io sono un po' strano. Quando piove d'inverno, passo il tempo, se non ho niente di meglio da fare, a guardare i documentari su Sky. Io sono proprio un divoratore di documentari. Come dice mia figlia, guardi di tutto, da come si fanno i biscotti alle disastri aerei. Se ci fosse un abbonamento ad Indagine ad alta quota, sicuramente io sarei il primo abbonato, insomma. E in una di questi documentari ho rivisto, sviluppata, non so se avete mai visto la serie, ma sono delle serie che durano circa un'oretta, in cui vengono ricostruiti tutti gli incidenti aerei. Così ho scoperto, seguendo questo programma, che l'ambiente aeronautico è uno dei più sicuri al mondo. Per un motivo, non vengono mai archiviate le indagini sugli incidenti aerei fin tanto che non si è risalito alla causa. Quindi questo comporta che le indagini possono rimanere aperte anche per molto molto tempo. E questo però voi capite che crea anche un patrimonio esperienziale micidiale, e quindi è fondamentale capire perché si è verificato un incidente se vuoi evitare che si verifichi lo stesso incidente in futuro. Io sono un proselito, insomma, di Taleb, no? Che dice: voglio un medico che ha sbagliato molte volte nella propria vita, ma che non abbia fatto due volte lo stesso errore. Ecco, io parto da questo approccio. E la cosa interessante, come dicevo, è che io sono venuto a conoscenza di questo evento leggendo il libro di Richard Schell, che forse è uno dei più grossi esperti di negoziazione, insegna negoziazione alla Wharton University, e è l'autore, coautore di uno dei pochi libri in italiano che si occupa di negoziazione. Siamo forse alla seconda edizione, la prima era di 15 anni fa, ad occhio e croce. E nel, diciamo, a trattare i principi fondamentali della negoziazione, a un certo punto parlava proprio di questo incidente. Quindi per me è stata un'occasione molto importante di mettere insieme la storia raccontata nel libro con una narrazione invece molto più dettagliata e dinamica, come quella che può emergere da un programma televisivo. E tra l'altro con più particolari, che rende l'esperienza, secondo me, ancora più interessante. Nel senso che succede sostanzialmente questo. Scusa, Andrea. Nel gennaio... Andrea, sì? Scusa, che qualcuno chiedeva il nome. Vai. O il libro, e in contemporanea con Gianluca abbiamo condiviso dei link o su Amazon o Apple, insomma... Perfetto, si chiama Strateghi della negoziazione, vero? Esatto, esattamente. Sì. La prima versione fuori è Il vantaggio di negoziare, ma la seconda è quella che avete trovato, bravissimi, sì.
Quindi dicevo, l'incidente è relativo a questo fatto che c'era l'aeroporto di Washington che era stato chiuso a causa di una forte nevicata. Aeroporto chiuso significa aerei in attesa e questo fa perdere migliaia di dollari a ogni minuto, no? Ad ogni ora, ok? Quindi succede che a un certo punto puliscono, riaprono, ma gli aerei stanno tutti in coda, uno dietro l'altro, in attesa di poter partire. Ma nel frattempo continua a nevicare. E quindi succede che nell'attesa che si protrae per diversi minuti si accumula della neve sulle ali. E questo aereo, l'aereo Air Florida 90, ancora è in attesa sotto la nevicata. Il copilota, questo è importante, quindi quello che ha il grado un pochettino inferiore, è preoccupato di questa situazione e quindi comincia a parlare con il comandante dicendo c'è della neve sulle ali, chiamiamo i mezzi, no, antisghiacciamento finché siamo fermi, perché non vorrei che questo ci crei dei problemi. L'atteggiamento del comandante è un pochettino superficiale, diciamo, non dà tanto peso a questa circostanza. Peraltro a un certo punto fa anche una cosa che è fuori dai protocolli e questo ci dà la dimensione di come tutto quello che attiene alle regole, siano giuridiche o tecniche, non è che sia sufficiente a determinare il comportamento delle persone, perché evidentemente c'è qualcos'altro che spinge più del rispetto della regola. Perché il protocollo diceva tu chiami i mezzi antisghiacciamento. Invece lui ha ritenuto che era meglio sotto il profilo temporale mettersi in coda all'aereo di fronte, il quale con i motori, no, che emanano calore avrebbe potuto sciogliere la neve che si stava depositando sulle ali. E ovviamente questa è una cosa fuori dalle regole e anche un po' pericolosa, ma non è questo il problema. Il problema è il dialogo tra i due. Passa del tempo, non arriva al momento del decollo, la situazione è sempre un po' più tesa. A un certo punto arriva il momento del loro decollo e il secondo pilota però è sempre più preoccupato di questo ghiaccio che si potrebbe essere accumulato. E a un certo punto però iniziano a rullare, quindi danno più potenza al motore. E io non sono un grande esperto di aeronautica, ma ho capito che c'è il cosiddetto punto di non ritorno. Cioè tu inizi ad accelerare sulla pista, fino a un certo punto puoi abortire il decollo, ma passato il punto di non ritorno non puoi più abortire. Quindi se c'è qualcosa che non va, ci vuole che siamo d'accordo che la gestiamo prima del punto di non ritorno, non successivamente. Cominciano a dare potenza e si sente questo dalla registrazione in originale, che il copilota dice ma qui segna 80, dovrebbe essere 120, e il pilota, il comandante invece, sempre col suo fare un po' superficiale, dice ma no, è tutto a posto, e continua ad accelerare. Prendono quota, ma appena prendono quota si rendono conto che c'è qualcosa che non va, perché l'aereo non continua a salire, ma rimane praticamente a una quota di poche decine di metri dal suolo. Tutto il volo è durato purtroppo 1 minuto e 30 secondi, perché poco dopo essere salito l'aereo comincia a perdere quota. Se voi guardate la foto in basso a sinistra, si vede il montante, diciamo, del ponte, che la sfortuna ha voluto che fosse al termine della pista. Quindi non solo c'è stato l'incidente aereo, ma l'aereo nel cadere ha urtato con la coda il bordo del ponte, trascinando nell'acqua sottostante anche degli autoveicoli che stavano transitando in quel momento. Sono morte 80 persone. Incredibile a dirsi, ma si sono salvati in 3 o 4, infatti vedete che c'è l'elicottero che recupera le persone cadute nell'acqua, ghiacciata perché era gennaio ovviamente. Ora, questo esempio drammatico è riportato, come dicevo prima, nel libro di Shell, ma è riportato anche in molti altri libri che non si occupano direttamente di negoziazione, ma di processi decisionali. E in questo caso, quindi, la vicinanza è notevole, perché uno non pensa che questa potrebbe essere la situazione tipo in cui entra la parola negoziazione. In realtà loro stavano negoziando forse senza averne piena consapevolezza, né di quale fosse l'obiettivo del negoziato. E questa cosa ha dell'incredibile, no? Cioè tu c'hai 80 persone dietro, ci sei tu e tutti i membri dell'equipaggio più quelli che stanno sotto. È ovvio che l'obiettivo del negoziato dovrebbe essere la sicurezza delle persone che trasporti e di quelle che stanno intorno. Ma evidentemente questa sicurezza non era l'obiettivo dichiarato della comunicazione. La comunicazione invece purtroppo è diventata un gioco relazionale tra chi c'aveva ragione. È vero che ci abbiamo poca potenza o ce n'abbiamo a sufficienza? Dovremmo continuare o dovremmo fermarci?
Se però noi andiamo alla ricerca totalmente futile ma totalmente umana del responsabile, ci abbiamo un problema. A chi diamo la colpa di questa negoziazione fallita? E il problema è che, come dico sempre io, per fare le fesserie o per litigare bisogna essere almeno in due. Nel senso che la responsabilità andrebbe in qualche modo equamente spalmata su entrambi. Nel senso che il secondo pilota non è stato in grado di imporre il suo punto di vista e ha rispettato, come si dice, la gerarchia. E questo è un grosso problema. Ce ne avrei altri di esempi, ma se sempre di disastri aerei, purtroppo. La cosa significativa è che se noi andiamo verso Oriente, dove cioè ci sono le cosiddette culture di alto contesto, il superiore si rispetta sempre, anche quando fa delle cose fuori dall'ordinario, tipo tenere l'aereo inclinato a 45 gradi. Però il copilota non gli ha detto niente, perché la gerarchia viene prima di tutto, almeno in certi contesti. Ecco, il problema è questo. Quindi, come dicevo prima, siccome stiamo poi soprattutto in America, quindi sappiamo che c'è un approccio diverso, no, alla gestione dell'errore e del fallimento rispetto al vecchio mondo, dove se tu hai fallito all'esame, beh, sei un povero sfigato, se prendi un brutto voto sei sfortunato e via dicendo. Quindi noi non valorizziamo l'importanza dell'errore. Invece, come dicevo prima, in ambito aeronautico questa è la base. E quindi questo ha consentito di fare successivamente dei training specifici per evitare che questa situazione si verificasse di nuovo. E la regola sembra anche abbastanza banale. Cioè, se tu stai in una situazione di sicurezza e ti metti in una situazione di insicurezza, ci vuole che nella cabina di pilotaggio ci sia accordo. Cioè, sembra una regola banale, no? Però se qualcuno non ti richiama l'attenzione su questo fatto, tu poi finisci in delle situazioni che decidono loro, paradossalmente. Cioè, le situazioni, qual è la priorità di quel negoziato. Ecco. E questo ovviamente è un grosso problema. Qui parliamo di 82-83, no? Passato un sacco di tempo. Ora proviamo a vedere se questa teoria, diciamo, dell'imparare dagli errori altrui può essere applicata in altri contesti. E qui la sorte è stata veramente beffarda, purtroppo, per il protagonista. Perché il protagonista è Martin Bromley. Non vi dico chi è, ve lo dico tra mezzo secondo. È il marito di una signora che purtroppo è morta durante un'operazione di routine. Perché questa storia veramente fa accapponare la pelle, ve lo dico subito. Ha dell'incredibile, ma la realtà secondo me supera spesso la fantasia, perché succede questo. Entra in ospedale per un banale intervento alle adenoidi, era solo un'operazione di routine, e non ne esce più. Muore dopo 13 giorni di agonia, perché i medici hanno avuto un problema ad intubarla. Succede questo, che iniziano a fare la preanestesia, che sostanzialmente, anche qui non sono un medico, ma per quello che ho potuto capire documentando, mi sono arrivato a questa conclusione, con la preanestesia tu entri in uno stato simile a una paralisi e quindi non sei in grado di respirare autonomamente. Ergo, ti devono intubare e devono fare la famosa ventilazione meccanica. Quanto tempo ci abbiamo a disposizione, o meglio, avevano a disposizione i medici per fare questa operazione prima che l'operazione di routine si trasformasse in una situazione di emergenza? Nessuno fa il medico, no? Immagino. Però anche i più ottimisti stimano di solito questo tempo in un arco piuttosto concentrato. 1, 2, 3 minuti? Ci stareste 3 minuti senza respirare? Ok? La cosa ancora più incredibile è che a un certo punto qualcuno si rende conto che qualcosa non va. Però che fanno? Il chirurgo chiama l'anestesista chiama il chirurgo dicendo: non riesco a intubare, vedi un po' che problema ci può essere. Ma secondo me forse c'è un problema qui di rigidità dei muscoli, diamo un mio rilassante che dovrebbe distendere la muscolatura e favorire l'introduzione del tubo per la ventilazione. L'operazione non riesce e quindi chiamano un secondo aiuto, sono 3 professionisti in quel momento che stanno arpeggiando sopra alla paziente che non riescono ad intubare. A questo punto la paziente è diventata blu e cianotica per mancanza di ossigeno. Si avvicina, questa è la cosa più sconvolgente di tutto l'evento, si avvicina l'infermiera che stava poco dietro con un kit per la tracheotomia. Perché la sua valutazione è stata: questa sta soffocando, non sappiamo che problema c'è, ma dobbiamo
fare la tracheotomia per consentire di farla respirare. Il medico, in questo caso, la guarda e dice: ma che problema c'è? Tra un attimo la intubiamo, perché dobbiamo fare la tracheotomia? E continuano ad armeggiare. È credibile, secondo voi, che tre professionisti, tre medici che hanno fatto migliaia di operazioni, più la staff degli infermieri, hanno continuato a tentare di intubare la paziente per oltre 20 minuti, con l'ossigenazione che era scesa intorno al 40%. Non vorrei andare nel tecnico, ma per farvi capire, se comprate un ossimetro, quelli stupidi, su Amazon da pochi euro, e ve lo mettete qui, oppure anche col telefono, si può fare con l'orologio sportivo, come volete, noterete che l'ossigenazione raramente si distacca da 93-94. Pensate che vuol dire avercela a 40. La cosa ovviamente ci ha avuto un esito infausto, perché questa persona ha riportato già danni cerebrali permanenti al cervello. Infatti questo Martin Brumley dice: mi chiamarono dicendo che c'era stato qualcosa che non era andato, e anche a me, che era un profano, vedendo le due TAC, cioè quella fatta prima dell'intervento e quella fatta dopo, era chiaro che qualcosa non era andato, c'erano delle grosse zone scure che stavano a dimostrare la morte sostanzialmente delle cellule. E qui vengo alla professione di Martin Brumley: è un pilota aereo. E lui è rimasto sconvolto. Il video vi fa prendere la pelle d'oca, però vi raccomando, se vogliamo imparare qualcosa in negoziazione, ve lo vedete, 15 minuti state male, però fate un grosso servizio alla vostra conoscenza, perché questo la spiega tutta questa storia. In un video in italiano, doppiato, il titolo era solo un'operazione di routine, in cui spiega tutti i dettagli e dice un paio di cose che sono francamente sconvolgenti. Allora, una dice: non volevo che questo episodio finisse lì, e io non volevo andare alla ricerca del colpevole. Pensate che intelligenza questo soggetto, ma volevo evitare che altri medici avessero potuto compiere lo stesso errore in un'altra operazione con un'altra persona. Quindi lui adesso sta passando parte della sua vita a fare quello, a condividere la conoscenza che ha imparato nel suo settore per portarla nell'ambito sanitario in Inghilterra, dove ha scoperto che queste cose sostanzialmente non si fanno. Lui c'ha un dato statistico potente, che il 75% degli incidenti aerei è legato a fattore umano. Ecco, anche questo purtroppo è un esempio di negoziazione che non ha funzionato. La negoziazione è qui era un po' più complessa, perché era tra il primo medico, il secondo medico e il terzo medico, che fanno un sistema, tre professionisti di alto livello, più l'altro sistema più piccolino, un po' più sfigato, dell'infermiere. E qui si replica in qualche modo, se ci fate caso, lo schema dell'incidente aereo di prima. Cioè chi sta in posizione sopra, almeno a livello di grado, di struttura, viene, come dire, rispettato da chi sta in grado più basso, che però ha un vantaggio: sta in un altro sistema. Sta roba è potentissima per chi si occupa di sistemi. Cioè, non la faccio tanto lunga adesso, ma quando tu sei dentro un sistema non puoi osservare il sistema stesso nella sua completezza. Per osservare il sistema devi star fuori. Quindi l'unica che aveva capito come stavano effettivamente le cose era l'infermiera. Peccato che, essendo infermiera e non chirurgo, veniva considerata a livello psicologico, no, in posizione down, cioè inferiore, ma non inferiore come capacità intellettiva, ma come ruolo, per capirci. Ecco. E in questo caso ovviamente non ha funzionato che cosa? La comunicazione e la negoziazione. E soprattutto un'altra cosa che i piloti conoscono benissimo, la cosiddetta situational awareness, cioè la consapevolezza situazionale. Cioè tu devi essere in grado di capire in quel frangente qual è la tua priorità, come prima. Ora, trasportiamo questo, no, nell'ambito della negoziazione comune, come quella della pizza, giustamente, che diceva prima Gianluca. Uno dovrebbe essere così brillante, con un minimo di allenamento, da poter dire: ferma un attimo il tempo del processo negoziale. Che cosa è che io sto negoziando? Gianluca stava veramente negoziando la pizza contro il pesce o stava negoziando altro? Stava sicuramente negoziando il rapporto con la moglie. Stava negoziando la gestione del conflitto. Avrebbe potuto impuntarsi dicendo: no, è un mese che non mangio pizza, sono stato in Covid, cioè, l'odore di pizza che arriva me ne muoio di mangiare la pizza, il pesce lo mangio tutti i giorni, oppure ho bisogno dei carboidrati, metterla sul competitivo, ok? Io non so com'era il rapporto con la moglie prima, non so neanche come sarà dopo, però mi farei la domanda
se vale la pena di montare, ecco, un conflitto che potrebbe un domani anche scalare per una pizza contro un pesce. Quindi qual è effettivamente l'oggetto del negoziato? Ora, questo vale, se vale per la pizza contro il pesce, con tutto il rispetto della pizza contro il pesce, potrebbe valere per qualsiasi altra cosa, perché abbiamo fatto due esempi molto distanti: morti in incidente aereo, morti in ospedale e pizza contro pesce. In mezzo c'è una pletora di possibilità in cui, se andiamo a guardare, i meccanismi sono sostanzialmente gli stessi. E i meccanismi che sono nascosti, purtroppo, o per fortuna, anche qui è una questione solo di punti di vista, purtroppo per chi ne sta dentro, per fortuna per chi sta fuori, che almeno può dire qualcosa di diverso a chi sta ad ascoltare, no? Perché io ho fatto questo percorso. Ho iniziato ad appassionarmi a questi temi ormai una ventina anni fa, sì, era il 1998, ancora prima. E all'inizio ho assorbito un po', come dire, i modelli classici, quelli che troviamo un po' in giro, i modelli di Harvard, no? Il concetto di BATNA, di migliore alternativa, fare un pochettino di strategia, allargare la torta, passare dal win-lose al win-win, tutte cose molto interessanti che mi hanno dimostrato un limite quando io ho trasportato queste conoscenze nel mondo della mediazione legale. Apro la parentesi e la chiudo subito. Aiutare due persone che negoziano tra di loro è la funzione del mediatore che si interpone, ecco. Se tu provi a utilizzare queste tecniche più o meno dagli anni 80, per capirci, possono andare bene, ma possono anche fallire, soprattutto se le utilizzi a latitudini diverse da quelle americane. Mi spiego. Non ho mai fatto negoziazioni dirette in America, ma conosco il modello. Ho fatto mediazioni in Italia, negoziazioni, ecco, con il terzo neutrale. È richiesto molto spesso un decisore razionale. Se tu vuoi calcolare qual è la tua migliore alternativa tra il mangiare la pizza o il pesce, dovresti metterti lì, accendere il tuo computer computazionale, quindi la tua parte cognitiva razionale, e dire pro e contro di qualsiasi aspetto. Non siamo di solito fatti così, giusto? Di solito noi la decisione la prendiamo in un'altra maniera. Ecco, come la prendiamo la decisione? O consideriamo che secondo le neuroscienze noi prendiamo circa 30.000 decisioni al giorno. È piuttosto improbabile che ci abbiamo piena consapevolezza dei processi decisionali di ogni singola decisione, il che significa che molti di questi li prendiamo in maniera del tutto inconsapevole. Non sto parlando dell'inconscio di Jung, ci mancherebbe altro, con tutto rispetto per la psicanalisi non parlo di questo, ma parlo dei cosiddetti processi subcorticali, quindi che stanno sotto alla corteccia prefrontale soprattutto, di cui non abbiamo consapevolezza. Non la posso fare lunga, ma voglio darvi una sintesi di quello a cui sto pensando. E per fare questo, ovviamente, il Covid mi ha aiutato, perché è stata la messa a terra, come si dice, no? Per mettere insieme tutti questi anni di sviluppo di una mia visione, diciamo, della negoziazione, che non va a pescare però nei libri di negoziazione, perché poi c'è il rischio che si ricicci, scusate, non c'è un altro termine più figo, sempre gli stessi concetti, e fai la tecnica, la persuasione, la comunicazione, l'alternativa, e no, il problema per me sta un po' prima, ecco, se io non capisco come le persone prendono le decisioni, forse sto in difficoltà, perché negoziare è una serie di decisioni. Comincio il negoziato? Lo porto avanti? Lo chiudo? A che condizioni? Ecco, sono tutte decisioni, no, in serie. E quindi, siccome io ho fatto processi di formazione molto strani, tra cui anche uno sulle tecniche di memorizzazione, pare che questa volta mi è venuta bene perché me l'hanno apprezzata in genere, quindi non potevo non farla vedere questa mia amichetta, che sarebbe, diciamo, un po' il sommario, ecco, se vi doveste portare a casa qualche cosa, perché magari è interessante che ci siamo conosciuti, però mi piacerebbe pensare che vi portate a casa qualche cosa di questa chiacchierata. E è più facile che vi portate un animaletto immaginario. Un animaletto immaginario che assomiglia a una pecora, ma non è una pecora. Non chiamatela pecora perché si offende, perché lei è una peca, ok? Che c'ha un nome e c'ha anche un cognome. Ecco, ormai ve l'ho presentata, ma questa versione qui però è più carina. È più carina perché mi ha consentito di arrivare a questo. Non è che io mi sono svegliato un giorno con la peca dentro la testa, no. Mi sono svegliato dicendo: voglio utilizzare i mattoncini che ho smesso di utilizzare purtroppo, perché il papà a una certa età mi ha detto: ma ormai sei un po' troppo grande per i mattoncini, no?
Ecco, qualche volta con le migliori intenzioni si fanno anche degli errori, nel senso che non dico che avrei dovuto continuare a giocare con i mattoncini durante l'università, però adesso è stato molto utile aver partecipato a degli seminari sull'uso del League of Serious Play e averne fatto un altro uso. Ecco. E il bello di utilizzare i mattoncini è che tu costruisci, demolisci, rifai, provi finché non trovi la combinazione giusta. E questa è la mia combinazione, che praticamente funziona in questa maniera. Aspetta, non sto dando delle pecore a nessuno. No, dopo la ricondividiamo l'immagine, però fallo vedere in primo piano. Eccola. Guarda, c'è tutto, eh? C'è tutto quello che c'è lì, ci mancano solo le uova perché non sono riuscito a farlo, però c'è la parte Diego. Blu qui sopra, ok? Questo blu sarebbe le decisioni, ok? Ah, perfetto. Ok, ok, così lo vediamo bene. Oh, perfetto, a parte ecco, non serve, così ci vediamo anche noi. Dicevo, questo azzurro, nella mia testa, questo qua, è il fumetto che sta nella slide. Scusate la metafora, ma deve essere qualcosa che colpisce, se no non funziona la memoria. Questa roba ma qui che produce la pecora è il comportamento. È meglio che mentre ce la spieghi guardiamo allora l'immagine che è chiara con la spiegazione. Perfetto. Allora, guarda, ricondividi, vado. Scusami. No, ci mancherebbe. Eccola qua. Dicevo, la pecora sopra, no? Cioè, la parte blu sono le decisioni che stanno in alto a destra. I comportamenti sono quelli che stanno sotto la coda, cioè quello che produce, che è una macchina la pecora sostanzialmente. E è carino che sopra ci ho messo questa parte che trovo sto pezzo che si muove, che è fantastico, che è il caso, che sarebbe la nuvoletta che piove, no? Che dalla quale cade pioggia. Quindi la PECA che fa? Opera dei processi decisionali che producono dei comportamenti, sui quali ci influisce anche il caso. È inutile preoccuparsi del caso perché è l'unica cosa sulla quale io non posso andare direttamente ad interagire, ma su tutto il resto sì. E quindi mi concentrerei sulle quattro zampette sotto, che sono quindi le fondamenta del mio impianto, che è le percezioni, le emozioni, la comunicazione e le abitudini. E poi la parte, il cognome, diciamo, la memoria, la ragione, perché comunque la utilizzo, il conflitto, che può essere una degli esiti del negoziato, e i valori. Questa è la cosa su cui sono arrivato alla fine, valori inteso come sistema di valori etici, quindi si può negoziare anche in maniera etica. Ecco, io sono di quelli che pensa che non c'è il bene e il male assoluto, no? Come ho detto, quindi non è tanto lo strumento che è etico o non è etico, lo strumento è neutrale, è il fine che vuoi perseguire utilizzando lo strumento che potrebbe essere etico o meno. E quindi sostanzialmente tutto parte dalla P, da percezioni, perché io sono un profondo, profondo costruttivista. Io ho smesso di credere a realtà oggettiva da tanto tempo. Poi dopo che un altro dei nostri amici, Giorgio Di Tullio, mi ha fatto fare delle letture bellissime in questo periodo di Covid, ha rafforzato questa mia idea, no? A partire dal Circolo di Vienna e compagnia bella, con la teoria dell'indecisione di Heisenberg e compagnia bella, ci siamo capiti che effettivamente di oggettivo c'è ben poco. Però ci fa stare tranquilli il pensare che esista una oggettività, ecco. Quindi io dormo molto poco, sono poco tranquillo, però cerco sempre di essere consapevole. Quindi la percezione che ho io è diversa da quella che c'ha Gianluca, da quella che c'ha Diego. Ognuno c'ha la sua percezione e quella non è che la posso cambiare, sia perché ci sono dei miei limiti biologici, sia perché il mio sistema di credenze è il mio. Io ho fatto la vita mia, Gianluca ha fatto la sua. Voi pensate che neanche nel caso di gemelli monozigoti, quindi con patrimonio genetico uguale, ci sono due visioni identiche della vita. Il discorso sarebbe lungo, uno dei due è uscito prima dalla pancia della mamma. Già questo, secondo la teoria dell'attaccamento, fa una prima differenza. Ma poi hanno avuto due strade, no? Due percorsi leggermente diversi. Quindi voi capite che quando io inizio il processo negoziale, la mia percezione dell'oggetto negoziato può essere diversa da quella che c'ha l'altra parte. Quindi la prima cosa è chiedersi quanto sono diverse le percezioni. È questa. E nel fare questo, ovviamente, ci sarebbe un discorso lunghissimo sull'impatto che hanno le emozioni. Un esempio banale. L'attività di arrampicata in montagna è pericolosa o meno? Non è che è oggettiva sta cosa. Io ho smesso di arrampicare quando mia moglie mi ha detto, beh, ormai è nata Elena, devi fare il papà responsabile. Io voglio spiegargli che Andrea gli voglio tanto bene, che quindi non volevo fare attività pericolose. E che l'attività fatta in palestra con la corda tutta messa per benino è meno pericolosa che andare in auto, perché questa è la mia percezione. Ma sai, non è bilanciata nella testa di mia moglie
dal contropeso, diciamo, emotivo. Cioè lei pensa che è un'attività di cui si può fare tranquillamente a meno, ecco. E non mentre sei, per me è un'esperienza significativa. Non come... sei riuscito a negoziare in questo caso? Non ancora, adesso ci sto arrivando, perché nel frattempo la figlia è cresciuta, ormai fa l'università, no, quindi voglio dire, però mi ha detto sì, in effetti è passata, l'ho fatta innamorare delle ciaspole, sai, il percorso di negoziazione può essere anche molto lungo, quindi e quindi niente, ecco, è tutto. La comunicazione ovviamente è lo strumento base, le abitudini, ci sono le abitudini negoziali, cioè c'è poco da fare. Questo, per esempio, potrebbe fare una gran differenza tra il negoziare in famiglia o il negoziare in ambito lavorativo. Nel senso che la posta in gioco è diversa, ma tu potresti utilizzare sempre gli stessi scopi, scusate, gli stessi schemi. Il problema è che essere competitivo con la moglie non è come essere competitivo con un collaboratore, con un subordinato o con un superiore. Lo scenario cambia, e quindi dovrebbe cambiare anche la comunicazione e il modo di ragionare. La memoria la tocco velocemente solo per dirvi che è fallace, ecco, non c'ho tempo, scusate se vado per i massimi sistemi, ma ho letto troppi libri per pensarla diversamente, e quindi noi immagazziniamo solo le informazioni di eventi che sono emotivamente significanti e significativi. Quindi il pensare di imparare le cose a memoria o che io mi ricordo magicamente gli eventi non corrisponde, almeno questa è la mia percezione delle letture che ho fatto, alla fisica delle memorie. La memoria è un partner, cioè una serie di collegamenti a livello neuronali, ma di qualcosa che è significativo. Se no, c'è bisogno che te lo ricordi. Solo che anche qui, chi stabilisce che cosa è significativo o meno? Ecco, se tu c'hai un alto livello di consapevolezza, potresti lavorare a questo livello. Sulla ragione, che dire, che ormai... siamo stati imbevuti di Kant, scusate anche qui se vado veloce, però sta fatto del dover essere, il pensare, non siamo così razionali come pensavano gli illuministi. Io ho avuto la fortuna di sentire Edoardo Boginelli qualche anno fa all'università, che ha scritto quel libro bellissimo, no, con Giorriello, Scimmioni intelligenti, che disse una cosa, dice, sì, siamo razionali, 25 minuti al giorno. Ovviamente era una battuta, però per dire, guardate che stiamo sopravvalutando la nostra razionalità. E quindi bisognerebbe essere in grado, si può fare con un certo percorso, di capire quali sono i nostri bias negoziali. Quindi se io tendo a averci certi meccanismi, certi approcci, certi atteggiamenti, che in certe situazioni potrebbero non essere funzionali, li posso andare a modificare. Ecco, per fare questo utilizzo la ragione. Ma non posso pensare che c'è un interruttore io in cui spengo l'emotività. Il conflitto è il mio primo amore. Io ho iniziato a studiare negoziazione perché poteva essere uno dei modi per gestire il conflitto. Il problema qual è? Che se tu non hai gli strumenti giusti, lo peggiori il conflitto. Il conflitto ha un'escalation in 9 stadi, secondo Glassler. Allora, se tu stai all'inizio, bene, perché il conflitto è fisiologico, ma a un certo punto il conflitto può diventare distruttivo, basta pensare a una guerra. E se uno non c'è il termometro di come sta salendo la temperatura della tensione nel conflitto, ecco, non riesce a capire più qual è l'oggetto. Ripeto, in questo caso, quando parliamo di conflitto, lo switch è evidente. Finché negoziamo, negoziamo normalmente per un oggetto. Nel conflitto invece la questione si sposta totalmente sull'aspetto relazionale. Quindi se a forza di non decidere, scusate il caso della pizza e del pesce, di non trovare un modo all'interno della coppia di risolvere i propri dissensi, la coppia si sfascia. Oggi è la pizza, domani il colore delle pareti, poi la meta delle vacanze, il tipo di macchina, lo sport del bambino, chi lo va a prendere, chi lo porta al medico, ecco. Sono tutti piccoli negoziati che messi insieme possono trasformarsi in un conflitto relazionale per il quale non c'è buona neanche la pellicillina, come mi ha insegnato Paolo Vergnani, ecco. Cioè il conflitto non è una cosa che tu risolvi sempre, la puoi prevenire sempre, ma dei conflitti sono oggettivamente non risolvibili. E l'ultimo aspetto, la ciliegina sulla torta a cui io tengo molto, è l'aspetto etico. Perché si potrebbe pensare che il bravo negoziatore è uno che utilizza in maniera anche spinta le tecniche, no, di persuasione. Quindi il famoso venditore di frigoriferi agli eschimesi. Ecco, non è questa la mia visione della negoziazione, che di per sé è un processo neutro che facciamo tutti i giorni, ma più volte al giorno. La definizione Schell è molto bella perché dice: la negoziazione è quel processo che si attiva quando
tu vuoi qualcosa da qualcun altro o qualcun altro vuole qualche cosa da te. Quindi è talmente ampia che ci rientra tutto, no? Da chi porta fuori la spazzatura, a chi va a fare la spesa. Se ci pensate bene, la negoziazione è vita, cioè è una somma di negoziazioni. Quindi la mia riflessione sarebbe, nell'ottica, ecco, di prendere delle decisioni strategiche sulla nostra vita, la competenza tecnica, che spesso la fa la padrona, dovrebbe essere messa vicino a una competenza veramente trasversale come quella della negoziazione. Non è facile, ma vi assicuro che è possibile. Lo dico io da avvocato, cioè io da avvocato non avevo mai fatto nulla di negoziazione all'università. E quindi è una cosa che si può fare. Certo, il problema è che non la vedi, purtroppo, questo è un po' un limite, come uno strumento professionale. Okay. Cioè il professionista, l'ingegnere qual è? Quello che sa fare il calcolo, l'architetto quello che fa il progetto, l'avvocato è quello che sa di diritto, non quello che sa negoziare. Ecco. Per me invece la negoziazione c'è sempre, anche quando fai gli atti. Non stai negoziando l'attenzione con il giudice. Se uno ci pensa bene, l'attenzione e la negoziazione è assolutamente pervasiva. Dovevo Andrea... autolimitarmi, io non sono un grande autolimitatore, Sì, si collega interromperei... proprio alla domanda che arriva. Esatto, ti interromperei lo schermo, perché io avevo una domanda che mi hanno bruciato, ma ben volentieri ti leggo una domanda che poi ha ripetuto anche un'altra persona. Rosa domanda, buonasera, mi è capitato durante una mediazione di incontrare una persona che assolutamente non voleva dire nulla. Come si supera questo atteggiamento se non ho informazioni su cui lavorare? E fondamentalmente anche Fatima dice, interessa molto anche a me la chiusura totale di una delle parti, situazione difficile da gestire. Ale. Allora, nella mia prima fase di mediatore negoziatore sono arrivato vicino al punto di rottura, come mi ha fatto capire una psicologa mediatrice familiare, psicoterapeuta. Io, fortuna, ho 2 o 3 persone che mi aiutano in questo. E cioè, mi ero talmente convinto della potenza di questi strumenti che cominciavo a pensare che si potesse negoziare tutto. Ecco. E quindi ogni volta che fallivo una negoziazione, chiamavo la psicologa e dicevo, ma però sta cosa non ha funzionato, forse. Un'altra volta la richiamavo, però qua ho fatto questo, va bene. Lei mi ha detto un giorno, Andrea, sei a un passo dal delirio di onnipotenza. E questo mi ha fatto ritornare in me stesso, perché c'avevo un loop, ok? Nel senso che da una parte pensavo che se io avessi creduto ab inizio che la negoziazione era impossibile, non mi sarei impugnato abbastanza. Quindi, siccome tutti conosciamo la storia della cultura degli alibi di l'allenatore a pallavolo, scusate, Velasco, ok? Io voglio evitare di costruirmi l'alibi per non impegnarmi nel negoziato. Però c'è sempre un però, che devi capire se ci sono i presupposti fisici per iniziare un negoziato. E quindi ho dovuto lavorare sul cercare di acquisire una sensibilità per capire se ci sono i presupposti per iniziare il negoziato o meno. Quindi la domanda è con un'altra domanda. Ma siamo sicuri che c'erano i presupposti per fare la negoziazione? Perché per negoziare ci vuole che tutti e due ci abbiano un minimo di volontà, se no l'alternativa sarebbe fare una vera e propria manipolazione, cioè chi non vuole negoziare lo costringo tra virgolette a negoziare, posto che questo sia fattibile, perché certo se tu sei un grosso comunicatore nardone, credo che parlerebbe anche coi sassi, per non fare esempi, ma siccome sono stato con lui ai corsi, io quella c'ha una capacità di utilizzare le parole in chiave strategica che veramente con le parole ti descrive la realtà e quindi riesce a scalzare quel tipo di situazioni. Il problema che lui dice molto chiaramente all'inizio però è, sta roba è potente, siete sicuri di volerla utilizzare fino in fondo? Perché dice, io quando faccio lo psicoterapeuta utilizzo dei metodi di comunicazione che comportano una manipolazione, ma perché? Perché devo superare gli ostacoli che il paziente che ha chiamato a me mi frappone suo malgrado. È un po' come quando tu vai dal chiropratico perché ti fa male la schiena, no? Tu sai che ti farà male, vuoi che ti faccia male nell'immediato per stare meglio il giorno dopo. Quindi manipolazione dichiarata, consapevole. Se invece questo schema non c'è, ovviamente la manipolazione potrebbe effettivamente diventare non etica. Sottolineando sempre, avendoci delle grossissime capacità di comunicazione e relazionali, perché non è semplice fare una cosa del genere. Io invece mi chiederei, è importante la riflessione sulle informazioni, questo sì,
perché gran parte del processo negoziale si svolge prima che inizi la negoziazione, con l'attività di intelligence. E questo lo dice sia la teoria dei libri che l'esperienza. Io per esempio ho avuto una volta una mediazione fallita tra due fratelli, dopo che è stata un anno e mezzo, eravamo quasi arrivati a un passo, c'era un gap inizialmente enorme. Secondo me questa casa vale 700.000, secondo me vale 1.200.000. Nominiamo dei tecnici, riduciamo i valori, mancavano 10.000 euro. Cioè, credete che non l'abbiamo chiusa per 10.000 euro di gap? Poi dopo che abbiamo fatto il verbale negativo, mi si avvicina una delle due parti, mi prende sotto braccio e mi dice: caro avvocato, lo vuoi sapere davvero perché non abbiamo fatto l'accordo per stasera? E io lì ho capito che c'era qualcosa che mi era passato sotto al naso. Dice: ma tu non lo sai che è 17 anni che io non mi parlavo con quell'altro fratello? Questo significa che il conflitto stava in una fase tale, non è che era decotto, era evaporato per quanto era avanzato, che quindi era impossibile, no, fare l'accordo. Questo mi è servito tantissimo e oggi che faccio? Il contrario. Cioè ormai cerco di acquisire più informazioni possibili in chiave di ostacoli. Fatemi capire quello che effettivamente vi blocca, se siete disposti a superarlo e a che condizioni. Se no è inutile iniziare il processo di negoziazione. Cioè non possiamo sentirci dei supereroi. Ecco, questo mi sembra sinceramente un limite. Come sempre, l'importante è l'equilibrio. A me piace tanto la massima di Paracelso, che era un alchimista medievale, che diceva: è la dose che fa il veleno. Quindi se io bevo un bicchiere di vino a pasto, va bene. Se mi faccio una bottiglia di vino a pasto, non va bene. Posso dedurre una massima generalista: a bere fa male? Eh no, perché dipende dalla quantità. E quindi anche qui la disponibilità è una chiusura totale, perché guardate che anche quella è una negoziazione, è una decisione. Il non decidere già è una decisione. Voi potete solo far riflettere la parte sulle conseguenze, questo sì. Questo è un problema etico, per esempio, però che va in un settore particolare, cioè nel rapporto cliente-avvocato. Se io non so quali sono le conseguenze della mancata negoziazione, è ovvio che prendo una decisione che è zoppicante, è un tavolo senza una gamba, per capirci. Il che non significa che dopo che hai livellato il patrimonio informativo ci riesca. Però questa è l'unica cosa che si può fare, credo, ecco. Guarda, quindi l'ascolto è fondamentale, no? Sì. Quello che si diceva. Sì. E volevo aggiungere... L'ascolto, come dice la regola, ci abbiamo due orecchie e una bocca, perché significa che dovremo ascoltare il doppio di quello che parliamo, no? Io però ci ho avuto una grossa fortuna di fare... di avere dei tirocinanti a fare delle mediazioni con me. E in particolare una di queste un giorno mi ha restituito un feedback che per me è fondamentale, perché mi ha detto: ah, ma tu le fai parlare tantissimo le parti. Io ti ringrazio, perché siccome sono abituato io a parlare molto, temevo invece di sovrastare le parti, ma consapevole di questo mio limite cercavo di intervenire il meno possibile. Ma sai, quando valutiamo noi stessi siamo sempre molto indulgenti, e quindi il fatto che ci sia un terzo che ti restituisce questo è fondamentale. Su questo posso fare una considerazione in più che non abbiamo toccato direttamente. Cioè, un conto è negoziare faccia a faccia, un conto è negoziare con un terzo neutrale in mezzo. E questo lo dice, no, io ci sono libri, studi, ricerche, ma ce n'è in particolare una metafora bellissima di William Ury, U-R-Y, che è forse uno dei più grossi esperti di mediazione e negoziazione al mondo. C'è un suo TED spettacolare di 19 minuti dove racconta la storia dei 17 cammelli, che è bellissima, e lui ha creato la metafora della cosiddetta posizione del balcone, cioè che richiama un po' quello che ho detto prima. Cioè, se io sto su una posizione di terzietà, sto sul balcone e vedo due che litigano, riesco a vedere cose che loro stesse non riescono a vedere, quindi diciamo che intervengono a livello delle percezioni, ma soprattutto non sono parte del sistema, e quindi riesco a elaborare delle soluzioni transattive che siano svincolate dalle dinamiche relazionali e avversariali che si creano tra i due. Ecco, quindi se vogliamo dire, se c'è una possibilità di implementare, no, la possibilità di negoziare, e invece che negoziare in due sembra paradossale, ma negoziare in tre qualche volta è meglio, soprattutto per un motivo: il terzo neutrale, che aiuta le due parti a negoziare, riesce a ricostruire la cosiddetta asimmetria informativa.
nel senso che a seconda degli stili negoziali c'è la grossa possibilità che le due parti tengano ad essere un pochettino conservative sulle proprie posizioni, cioè dicono ma non dicono, e la cosa è paradossale, il dilemma del prigioniero e via dicendo. In due parole, se io devo fare una vendita, è ovvio che devo averci la fiducia della persona a cui vendo, questo è elementare. Come costruire la fiducia? Non è complicato, ma si può fare. Il fatto è che se tu invece mi fai il negoziato utilizzando la minaccia, è ovvio che l'accordo è più difficile, no, da trovare. Quindi ti passo poche informazioni, ma è il cane che si morde la coda, perché poche informazioni non mi fanno costruire la fiducia su di te. Quindi per spezzare questo paradosso ci metto il terzo in mezzo, che ascolta le parti separatamente e sotto il vincolo del segreto professionale, da una parte sente il 100% delle informazioni, ma non le restituisce all'altra parte, bensì le depura, filtra solo quello che strategicamente può essere buono. Quindi per capirci è un filtro intelligente in cui assorbe le informazioni negative. Come dico io sono il punchbowl dei cazzotti negoziali che l'altra parte non può prendere. Quindi con me mediatore tu puoi alzare la voce, mi puoi insultare, puoi fare quello che ti pare, ma perché non è un gioco a somma zero, non con me, non sono la controparte. Però se te devi sfogare, ok, mi pagano, io sto qui anche per questo. Di là non vado a riportare tutta l'emotività negativa, no, ovviamente, sennò sarei totalmente inutile. Ci porto invece quelle due o tre informazioni in forma ipotetica che potrebbero consentirne di creare il quadro per una possibile negoziazione. Ecco. Con Gianluca. Sì, Fatima scrive, conosco Andrea, so che è incontenibile, grazie, no. Così almeno mi contengo. No, abbiamo, infatti ti interrompo, abbiamo diverse domande. Gianluca, penso che sorridiamo perché pensiamo alla stessa persona, un professionista che è bravissimo proprio a fare questo. E, no, prima una considerazione al volo, Andrea, ho iniziato da pochi giorni, hai citato Giorgio Di Tullio, ho iniziato a leggere un libro, non so se me l'ha consigliato lui o comunque nei live di Fattor Comune sono venuti fuori, Kahneman, che è un psicologo israeliano, Pensieri lenti, pensieri veloci, l'hai letto, vero? E ho appena iniziato a leggerlo, mi sono ritrovato perfettamente in quello che dicevi. Sì, quello dovrebbero farlo leggere nelle scuole, ecco, per capirci. Uno psicologo, tra l'altro, premio Nobel per l'economia, penso uno dei pochi, bravissimo, uno dei due. Esatto. No, vado alle domande, anche se avevo delle considerazioni su questo ce n'erano. Fatima domanda, quanto ogni parte deve cedere per avvicinarsi all'altra e su quali base si sceglie ciò che può essere sacrificato o sacrificabile? Se sei d'accordo te le leggo tutte e tre, poi sì. Sono alcune private, ma bene o male sono simili. E ti fanno i complimenti, va bene, non leggiamo i complimenti. Andrea domanda, in una cultura sempre più pervasa di individualismo e mito del successo vittoria, la negoziazione sta cambiando? Che spazi ha il mediatore in una conflittualità diffusa? Ti direi così. Okay. Allora, sulla prima domanda, sul cedere non c'è una risposta sì o no, nel senso che il cedere è una delle cose che può succedere, ma non è l'unica. Cioè, se noi riusciamo a cambiare paradigma, a guardare la negoziazione in un altro modo, invece che concentrarsi sul io cedo o cedo l'altro, si potrebbe ragionare nel cercare soluzioni che non passino necessariamente per una cessione. È la famosa soluzione creativa, per capirci. Però la trovi solo se tu riesci a uscire fuori anche emotivamente dall'aspetto problematico. Su questo ci sono delle storie molto interessanti anche su quel libro di Schell che ho citato. Se però dobbiamo cedere perché è necessario un compromesso, allora lì dobbiamo lavorare in ottica di priorità. Allora, la mia massima è che il mondo è ingiusto, l'ho sempre pensato, ma dopo che ho letto Il Cigno Nero ne sono ancora più convinto, ecco, nel senso che non c'è nessun grande diciamo ente là sopra, tranne che qualcuno abbia ovviamente delle convinzioni religiose, che sta lì ad assicurare la giustizia del mondo, per essere chiari, e quindi questo comporta un sacco, no, di incertezza evidentemente, ma in realtà ce la costruiamo noi la nostra idea di ingiustizia. Quindi dipende molto da che cosa vogliamo dalla vita, cioè la priorità va messa in verticale. Non ho visto mai le scalette di priorità in orizzontale, cioè non posso averci tutto subito alle condizioni che voglio io. Il lavoro veramente importante che deve fare il negoziatore è capire qual è la cosa prioritaria, cioè quella che sta in cima. Su quello ovviamente non devi fare delle concessioni. Le concessioni le farai sulle altre cose che stanno sotto, su cui ovviamente c'è meno priorità, per capirci. È un gran lavoro su se stessi e capire qual è la propria priorità.
Perché per salvare quella priorità tu potresti rinunciare a un sacco di altre cose che non toccano quella priorità, ad esempio. Gianluca mi ha messo la pizza lì sopra, però è un ottimo esempio quello. Scusate se banalizzo, ma per essere chiaro, se la priorità è la moglie, è ovvio che oggi rinuncerò alla pizza e domani rinuncerò a qualcos'altro. Poi a un certo punto dovrei essere così maturo come negoziatore a dire, cara mia, tu avrai notato però che io ho rinunciato a tante piccole cose, l'ho fatto perché nutro grandissimo amore per te, però ci vorrei che troviamo un'altra soluzione, no? Sei ecco, intelligente, lo sai da sola che la volta dopo, no? Io sono è bravo, rovinato. Però ci hai messo il sé, io invece sono pessimista, sono andato avanti, magari okay. Non se ne accorge, quindi... ok. Mentre, e quindi, questa è la prima cosa, perché non tutte le negoziazioni richiedono la cessione di qualcosa, cioè il compromesso, la rinuncia, anche perché molto spesso la rinuncia è apparente, questo ve lo dico con molta franchezza e con molto amore, cioè delle volte ci creiamo delle aspettative che poi sono irrealistiche, allora mi chiedo a quel punto, cambiare quell'aspettativa irrealistica è una vera e propria cessione o no? Cioè se io mi sono inventato che per quel particolare danno è tutta vita vissuta, non è che sto facendo delle ipotesi strane, ma casi reali, un tizio danno all'immagine 500.000 per una cosa, non dico banale, però che era veramente estremamente difficile andare a dimostrare. Io faccio questo tipo di lavoro, dico, sai, ho fatto una media dei risarcimenti danni al danno in questa situazione. La media è 20-30.000 euro. Come facciamo ad arrivare a 500.000? La mia era per mettere in crisi una serie di credenze, ma voi capite che quando devi togliere qualcosa a 500.000 apparentemente sembra che sto rinunciando, ma se ci pensi bene a che rinunci? Rinunci a qualcosa di reale o rinunci a una possibilità? Quindi anche questa sulla concessione dovremmo intenderci, cioè se io ti devo dare un pezzo di terra che è già mia, allora ovviamente è una concessione, no, effettiva, e qui lo dovrei fare se la contropartita mi consente di arrivare a un obiettivo che per me è prioritario. Obiettivo prioritario che non è semplice da determinare, perché ci dovrebbe essere un'altra bellissima slide fatta a forma di iceberg, anche questa scuola anni 80, in cui si dice che la negoziazione avviene su tre piani: le posizioni esteriori, voglio o non voglio, gli interessi che ci stanno sotto, e terzo, la punta finale che sta completamente sommersa dall'acqua, è il bisogno emotivo. E quello è difficile da mettere a fuoco. Ma molto spesso nella negoziazione, soprattutto nelle situazioni in cui la relazione è importante o cosiddetta cooperazione necessaria, della quale non puoi fare a meno. Se tu vivi in un condominio, un giorno ho messo in crisi una signora che aveva 70 anni, che baccagliava forte per una bolletta di 30 euro, una cosa allucinante, no? Che dici che c'è perdi tempo a fare, perché queste sono le più dure e te spassi a vedere quello che puoi fare. E il dio della mediazione, come dico io, mi ha illuminato, mi ha fatto fare questa domanda alla signora. E tu, signora, mi scusi, ma lei ha intenzione di trasferirsi a breve? Quella mi ha guardato dicendo, ma no, perché la casa l'ho comprata, ho finito a pagare il mutuo, perché mi dovrei trasferire? No, sa, perché se comincia a fare la causa per 30 euro, io ho buoni motivi per sospettare che nel futuro prossimo lei continuerà a relazionarsi con gli altri condomini tramite avvocato. Ma le piace come modo di regolare i rapporti? E questa ci è rimasta male, capito? Perché tu guardi, perché se lei comincia con 30 euro... Gli schemi, l'hai portata fuori. Esatto. Quindi a che rinunciavi? Cioè, quella era una battaglia da fare? Battuta. Seconda, andiamo a Andrea, che sennò il tempo qua scorre. Questa è bellissima come domanda. La negoziazione sta cambiando, e purtroppo no, almeno questa è la percezione mia. Sta cambiando l'ambiente intorno, quindi dovrebbe cambiare anche la negoziazione. Nel senso che... c'è purtroppo uno iato piuttosto evidente tra il modo di sentire di chi ha fatto un percorso basato sulla negoziazione e la mediazione e chi invece sta là fuori, che questo percorso non l'ha fatto, che potrebbe essere il cliente dell'avvocato, per capirci, o il condomino. Se questo mi continua a utilizzare il mindset basato sul cosiddetto pensiero semplificante, il mondo è giusto, il giudice mi darà ragione, in fretta non spenderò un soldo, è ovvio che non negozia. Capito? Quindi gli spazi che c'ha il mediatore sono un ginepraio, anzi un row, è come accogliere more, coi pantaloncini corti, ok? E senza scarpe, per essere chiari. Ecco, il mediatore si muove in questo ambiente molto spesso, ma c'è un motivo, che è una competenza negoziare e mediare. Se voi guardate, c'è una casa editrice di Trento stupenda, la Ericsson, che fa un sacco di prodotti
editoriali anche per i ragazzi. E c'è un gioco bellissimo, il gioco Facciamo la pace. Allora, questo pensavo che si facesse solo in certi paesi del nord Europa, invece ho scoperto con piacere che si fa in Italia, certo nel nord Italia in questo caso. Non credo che sia una questione di latitudine, però insomma. Cioè, nel senso che se tu vuoi degli adulti che siano in grado di negoziare efficacemente, ce li devi portare. Perché se tu invece gli adulti li fai venire fuori con dei professori che ti danno un feedback, no, non ti danno il feedback, giusto? Ti danno il giudizio. È la cosa diversa, eh? Ieri c'era un altro documentario, mannaggia la miseria, su in Francia, sul modello di istruzione della Montessori. Mi sono innamorato a vedere che fanno quei bambini senza il maestro. Se danno una mano uno con l'altro, sperimentano, se fanno rovesciare addosso l'acqua, se sbagliano, è così che si impara, no? Ecco, quindi se noi vogliamo guardare in prospettiva, ci vorrebbe questo da farlo. Una considerazione che ancora non ho fatta, ma perché in Italia non si insegna sta roba in nessuna università? Mannaggia la miseria. Ragazzi. Sì, c'è un sacco davvero da... Allora scusa, abbiamo citato Giorgio, gli gireranno le orecchie, gli fisseranno le orecchie, ma lui mi ha indicato, ce l'ho qui sopra, l'ho letto 3 volte già, Sfida della complessità, no, di Moren, ma poi mi sono andato a leggere tutti, a cercare insomma altri libri. C'è un libro di Moren sull'istruzione che è stupendo, che è Insegnare a vivere. Mm-hmm. Tra l'insegnare a vivere c'è anche invece una relazionalità sana in cui tu puoi comporre il contrasto, che è fisiologico in una società che è liberale e democratica. Se no saremmo tutti col pensiero omologato, a questo punto il conflitto non c'è e non ci avrei certo bisogno di negoziare. No? Questo è chiaro. Ecco. Quindi okay, lui che dice, il problema è che l'abbiamo parcellizzato, no, i nostri saperi. Abbiamo creato tutte queste conoscenze che dovrebbero, perché poi non ci riescono, essere funzionali all'inserimento nel mondo del lavoro, ma non ti sviluppano la capacità di pensiero, tra cui ci sta anche quella ovviamente di negoziare, no? Cioè, se io prendo un libro degli anni 30, 1930, di Carnelutti, che era un grande avvocato, e che diceva la prima funzione dell'avvocato è quello di mitigare, diciamo, le pulsioni di aggressività giudiziaria del cliente e quindi dovrebbe portarlo a fare transazioni, non mi sono inventato nulla. Però voi capite che l'ambiente del 1930 era diverso da quello del 2020. Parecchio, gli avvocati parecchio, erano molto di meno, c'era stata la guerra... Oggi è bello i social, è bello tutto, ma troppa democrazia fa male. Torno sempre a Paracelso. Lo so che sembra un po' distruttiva come affermazione, però tocca a dire le cose come stanno. Come diceva Churchill, non è la migliore forma di governo. Nel frattempo, Andrea, abbiamo messo anche il tuo profilo LinkedIn, visto che con l'orario siamo andati un po' lunghi, abbiamo messo il tuo profilo LinkedIn, così chi vuole fare domande, grazie, eccetera, è anche sempre disponibile. Ti ringraziamo anche per questa disponibilità. E nel ricordare a tutti che la prossima data incontriamo Michele Imbimbo, che ha fondato una startup che è finita anche su Sole 24 Ore nei giorni scorsi e che ci aiuta a capire come sta cambiando il mondo dello sport legando diciamo tecnologia e sport. Bello. E analisi dei dati è una cosa veramente molto interessante. E poi invece questo è lunedì prossimo, attraverso Fabio Signoretti ci racconterà l'esperienza di come è nata l'idea Aiutiamo la scuola, che è stato un bel caso di successo, e ce lo collega proprio anche come in maniera molto semplice e efficace riusciamo a creare cose, strategie velocemente. Poi abbiamo altri relatori nei giorni dopo, che chi è iscritto alla newsletter o chi segue il sito vedrà in uscita a breve. Ricordiamo anche che chi si è iscritto al canale YouTube Fattor Comune riceve notifica quando questi video vengono pubblicati, che sono attualmente in lavorazione, compreso oggi. E non mi resta altro che ringraziare di nuovo Diego e tutti quanti i partecipanti, e soprattutto te Andrea per averci davvero almeno grazie personalmente mai dato dei bei spunti, che adesso tra cui due libri guarderò molto. Sì. Bello. Molto presto. Sempre poco tempo, ma ci stiamo imponendo di stare cortissimi, perché sennò... No. Giustissimo. Sì, poi magari sarà occasione di discussione per creare altri di momenti, no? Quindi, bene, grazie ancora a tutti. Ci vediamo, ciao a tutti. Vedo delle domande ciao, che magari ciao le facciamo privatamente. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Benissimo. Ciao. Grazie per avermi accolto. Grazie. Buona serata. Grazie. Ciao Mauro, ciao.